Parte domani da Santa Croce il cammino Il cuore dell'Italia della Repubblica Nomade, che porterà diverse decine di persone dalla Toscana alle Marche, passando per Assisi. Perché? La Repubblica Nomade cammina per ricucire e attraverso anche un gesto fisico, il camminare insieme appunto, vuole dare un messaggio. Lo ha fatto quando sono andati da Milano a Scampia per riunire simbolicamente l'Italia o da Trieste a Sarajevo per ricordare che i venti di guerra non sono mai scongiurati del tutto. Ora tornano in Italia scegliendo tre tappe relative ad altrettanti personaggi legati all'identità del paese. Dante, Firenze, la partenza, Francesco, ad Assisi, Leopardi. Il cammino si concluderà il 28 giugno a Recanati. Per dire, in un momento di grande chiusura dell'orizzonte, in cui c'è un clima dove tutto si chiude, la paura domina, le persone sono in preda di questo forte spirito di chiusura, dire guardate che l'Italia è stata grande quando ha spalancato gli orizzonti con figure come Dante, come Francesco, come Leopardi, e il cammino di quest'anno finisce sul Colle dell'Infinito, per dire che tutti noi, mai come adesso, abbiamo bisogno di infinito. I camminatori attraverseranno la Toscana toccando le vie di Francesco, cammino su cui la Regione ha investito circa 2 milioni di euro, aggregando i 26 comuni delle province di Firenze e Arezzo. Credo che ormai appaia chiaro come l'intervento strutturato, progettato, fortemente voluto e sostenuto sulla Francigena abbia determinato una sorta di innesco di un processo di progressiva immersione, consolidamento, cura dei tanti cammini della Toscana. Ormai è una rete, dall'antica mappatura che li certificava e li classificava, siamo arrivati ad un'azione di più efficace sostegno, accompagnamento, coinvolgimento degli enti locali e anche promozione. Inoltre, la Regione sta lavorando con l'Opera di Santa Croce per fare della Basilica un punto di accoglienza anche per altri viaggi, proprio come accadrà domani.